sentiamo solo il fischio dell'arbitro. Vivere questa partita tra Team Eccolo, che giocano palla da sinistra verso destra contro i Galactios. Realtà consolidata di questo torneo Sannazzaro di Capitan Sarti. Boselli col destro, arriva all'1-0 dei Galactios dopo 7 minuti. Ci pensa Vincenzo Boselli su assist di Vitucci. Andrà Perry col destro, non sbaglia Gianmarco Perry, la pippa, 2-0. Solo sul rigore può segnare. Marigliano, palla dentro, la palla rimane lì, Marigliano, ancora Marigliano, vince i contrasti, Marigliano supera il portiere, Marigliano col sinistro, palla sul fondo, aveva superato tutti Marigliano, anche con qualche rimpallo favorevole, concluso sul fondo, se ne va a Spigno, sbaglia tutto, Boselli, partenza 3 contro 2, Boselli, gira su se stesso e perde palla, contropiede 3 contro 2, Marigliano, la ripartenza, questa volta dei Team Eccolo, grande giocata, Marigliano, la rete di Marigliano, ripartenza sull'errore di Boselli, c'è il 2-1, la riapre il Team Eccolo. Vitucci dentro, Perry di testa, l'incornata, c'è il 3-1 dei Galactios contro i Team Eccolo. Ci pensa Perry con la sua doppietta, ottimo l'assist di Vitucci, io lo dico. Ancora il culo dell'arbitro qui. Perry se ne va, è scatenato Perry col destro, buca d'angolo e la tripletta personale di Perry sullo scadere del primo tempo. Finisce 4-1 questo primo tempo. Appena cominciato il secondo tempo tra Galactios e Team Eccolo, è stato parziale 4-1 con la tripletta di Perry. 4 minuti. Marigliano, l'uomo tecnicamente più forte dei suoi, Ambrosino, la diga, Sarri, e sarà calcio punizione conquistata proprio da lui. Vitucci col testo, Vitucci vola De Cicco. Spigno, Marigliano, che gol col deso sotto la traversa, non può nulla Sarti, e la riapre ancora una volta Marigliano. 4-2. Entra Mantico col destro, la riapre Mantico ancora una volta, 4-3. Due gol in un minuto per il Team Eccolo. Vitucci viene a prendersi palla, Vitucci carica il destro, poi il mancino De Cicco gli dice di no, attenzione anche il tunnel, e molto probabilmente sulla sfera c'è anche Vitucci, anche Carpi, ma proprio Carpi col destro, De Cicco gli dice di no, per Sollo, aggancio non dei migliori, riesce a toccarla per Marigliano, ritta su destro, Marigliano, la palla rimane lì, Mantico, Marigliano ancora, si salvano i Galactios. Dumonté, grande giocata, Dumonté, serve Vitucci, col destro, il palo di Vitucci, poteva chiuderla, ma gioverà, Madonna, Juca, aprile, maggio, penso. Se ne va Perry col destro, De Cicco la sbuccia un po', arriva il 5-3 per i Galactios, e forse la chiudono definitivamente con la 4 gol, poker personale di Perry. Una grande giocata, ancora Mantico per Marigliano, subito la riapre di nuovo la tripletta di Marigliano,
Grande gol di Marigliano, ma tante giocate anche di Mantico. La riaprono subito di nuovo. 5-4. Rosino, palla dentro per Marigliano, la palla passa. Mantico, la finta, passa Mantico, se ne va. Mantico col destro, Marigliano! Arriva il pareggio, proprio allo scadere. 5-5 di Marigliano, 4 gol per lui, risponde al poker di Perry. Marigliano, che gol. Dumonte, prova. No, attenzione adesso, Marigliano. Urta con spigno. Boselli, prova ad andarsene. Boselli, fino in fondo, Boselli. Ancora Boselli. Non la passa Boselli per Perry, l'1-2. Solo prova ad andare, Vitucci lo fiuse. Vitucci col destro, palla sul fondo e finisce qui. 5-5, la partita tra Team Eccolo e Galactios. Grande pareggio all'ultimo di Marigliano. Amo, ti prego, presto, per favore. Ciao. Siamo qui con Marigliano dopo un grande poker personale, riuscito con il tuo gol nel finale a raggiungere un pareggio. Cosa ne pensi della partita, della tua prestazione personale? Siamo molto contenti, parlo a nome di tutta la squadra, perché abbiamo incontrato una squadra molto competitiva che giocano tutti bene a pallone. Siamo andati all'inizio in svantaggio sul 4-1, però ce l'abbiamo vista tutta e abbiamo recuperato. Ok, sei stato tu il migliore in campo, cosa puntate in questo torneo? Noi puntiamo a vincere ogni partita, questo è il nostro obiettivo. Va bene, in bocca al lupo per questo torneo. Crepi. Alla prossima. Grazie. Marigliano.